Buonasera a tutti, bentornati in diretta a Linea 131, oggi 39esima puntata. Sembra ieri che abbiamo iniziato questa avventura, ma in realtà sono passati 39 giorni e oggi per festeggiare il 39esimo giorno abbiamo richiamato due amici che sono già intervenuti a Linea 131, ma all'inizio di questa nostra rubrica, quando insomma, la quarantena, il lockdown sembrava qualcosa di molto fumoso, ancora non si sapeva quale sarebbe stato il nostro destino, e quindi oggi li abbiamo richiamati per chiedergli come sono passati questi 40 giorni e soprattutto cosa ne pensano di tutto quello che è successo nel mondo del calcio. Vado subito a presentarveli. A sinistra Daniele Bianchi, centrocampista del Latte Dolce e tra i fondatori di Future Lab. Ciao Daniele. Buonasera, ciao, ciao a tutti. E a destra invece Andrea Colombino, è direttore sportivo, anche lui è tra i fondatori di Future Lab, insegnante, insomma, chi ne ha più ne metta. Buonasera Andrea. Influencer, Influencer, buonasera a giusto. tutti, ciao cari. Giusto. Effettivamente l'attività di questo momento, quella prediletta da Andrea Colombino, è quella di influencer. In collegamento audio anche Roberto Pinna e Matteo Zizzola. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Oggi collegamento audio perché mi sono stufato di vedere la tua facciona, quindi me ne Ma in sto realtà tu così. mi vedi, sono io che non vedo Ma te, non ti quindi. guardo, capito? Ah, questo è un altro discorso. Va bene, no, entriamo subito nell'argomento di oggi, che è un po' parallelo a quello che abbiamo trattato ieri, Roberto, ovvero il discorso della ripresa per quanto riguarda il calcio professionistico, o meglio, quello che ieri dicevamo che era sempre più vicino per questa fase 2 del 4 maggio, anche se poi ieri sera il ministro Spadafora ha tirato un po' il freno a mano, diciamo così, mentre l'assemblea di Lega di Serie A oggi si sono riuniti i presidenti di Serie A e hanno detto di voler ripartire. Insomma, facciamo un piccolo recap di questa situazione. Sì, diciamo che il ministro dello sport ieri ha detto che non garantisce la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti e soprattutto non garantisce al momento la ripresa dei campionati e ha sottolineato un aspetto importante che la ripresa degli allenamenti comunque per la Serie A e lui ha allargato anche il discorso degli sport perché ovviamente vorrebbe una ripresa non solo del calcio ma anche degli altri sport, non garantirebbe al momento la ripresa dei campionati perché comunque bisognerebbe aspettare le indicazioni mediche da quel punto, medico-scientifiche da quel punto di vista. La Lega Serie A, dopo mesi di pareri contrastanti, indecisioni e diciamo anche qualche sparata un po' a zero, ha deciso oggi all'unanimità, che già sempre questa è una notizia per quanto riguarda la Lega Serie A, di puntare verso la ripresa, ecco. Sì, hai detto bene, una notizia il fatto dell'unanimità appunto dell'assemblea di Lega, e ieri abbiamo anche un po' visto quello che è il protocollo stilato dalla commissione medico-scientifica, insomma, medici dello sport e non solo, e volevo sapere insomma da Daniele e Andrea se avevano dato uno sguardo per caso al protocollo ed eventualmente insomma qual è il loro pensiero. Più da sportivi, ok, quindi in senso lato, che da attori principali, diciamo, del calcio. Soprattutto anche Francesco, scusami, quanto sarà magari più complicato a adeguare un protocollo simile alla serie D o alle serie minori anche soprattutto? Vado io? Sì. Sì. Sì, io ho dato uno sguardo appunto al protocollo che in questi giorni è uscito, che poi è stato, da quello che ho capito, anche ufficializzato. Quindi parlando un pochettino in senso, come hai detto tu, Francesco, in senso lato, è sicuramente, diciamo che è un protocollo che deve per forza seguire questa rigidità, probabilmente. Quello che mi lascia un po' perplesso è il discorso che affrontava anche l'associazione calciatori, cioè noi i calciatori in questo senso non devono essere dei privilegiati, perché il fatto di riprendere l'attività agonistica, quindi gli allenamenti, comprende anche un numero di esami, di tamponi molto elevato per tutte le persone che poi stanno insomma nel complesso, in questo caso della società, si parla persino anche di chi sta nell'albergo, chi ospita le squadre.
Per cui se c'è questa disponibilità di tamponi, insomma, ben venga, però a quel punto deve essere chiaramente una cosa che deve essere equilibrata poi rispetto a quello che stiamo vivendo con la realtà di tutti i giorni. Andrea? Il paradosso è questo, che si è tardato parecchio per fare i tamponi negli ospedali e ora per riaccendere questa macchina saltano fuori i tamponi. È chiaro quindi che per società di serie A penso che sia più semplice, per società minori no. Quindi riaccendere la macchina del calcio dilettantistico sarà molto più complicato, quindi credo che si dovrà aspettare ancora un po' per capire quale sarà la linea. Sì, anche perché ieri guardavamo un po' quelle che erano le specifiche di, insomma, richieste dal comitato presentate poi a Lega e FIGC, diciamo che soprattutto quelle che riguardano la vita di spogliatoio, chiamiamola così, rendono, insomma, quantomeno a me, almeno vedendo un po' quello che è stato scritto, e con la minima esperienza di calciatore più che dilettantistico che ho avuto, insomma, diciamo, la vita di spogliatoio ha determinate esigenze, soprattutto appunto a livello amatoriale o di più, certe cose non sono ripetibili. Penso per esempio ai 2 metri di distanza in spogliatoio, insomma, cose del genere. E voi avete visto qualcosa di, insomma, di quelle che sono quelle le richieste, o meglio, quello che è stato deciso dal comitato? E, insomma, appunto, su questo, sul pratico, diciamo così, era il mio dubbio. Questo è il problema, non è chiaro, sembra che si stia mettendo un po' da parte il fattore salute, ecco, si abbia l'esigenza di riprendere per motivi diversi, tutto qua, perché comunque le condizioni allo stato attuale non mi sembrano simili a qualsiasi livello. Io la penso così, poi chiaramente, ripeto. Alla base di tutto ci sta la salute, poi è chiaro che è molto più semplice far riprendere le attività commerciali piuttosto che far riprendere a giocare i calciatori, perché poi non si tratta dei 22 in campo, come diceva Daniele, ma si tratta di un insieme di persone, di una macchina, di un insieme. Vabbè, secondo me non ci sono le condizioni. Daniele? Sì, ragionando logicamente è così. Poi è chiaro che noi siamo, tra virgolette, una goccia, poi ci sono degli interessi che vanno sicuramente oltre. È una macchina che produce un sacco di soldi e comunque da questo punto di vista può essere anche uno dei primi motori della ripresa. Quindi è chiaro che c'è un interesse quasi morboso su tutto quello che gravita in questa situazione, però torniamo al discorso di prima. A questo punto bisogna anche guardare un po' l'equilibrio tra quello che è appunto lo sport e quello che produce con le difficoltà quotidiane che vivono le persone, tra virgolette, comuni, no? Che quindi non fanno parte di questo mondo. Io prendo in esame come esempio il numero dei tamponi. Se il numero dei tamponi, insomma, se c'è questa disponibilità per 40-45 tamponi per gruppo di giocatori, staff medico, staff tecnico e tutti, stiamo parlando di, insomma, 45 per 20 squadre, 50 per 20 squadre, a questo punto devono essere comunque disponibili anche per quelli che sono poi quelle che sono le esigenze delle persone che vivono altre tipologie di realtà. Assolutamente sì. Daniele, volevo chiederti anche, insomma, rispetto appunto all'inizio, o meglio, all'altra volta che ti abbiamo intervistato, appunto la quarantena era iniziata da pochi giorni,
e ancora si aveva un'idea un po' vaga di quello che sarebbe stato poi anche l'allenamento per voi giocatori, chiamiamo insomma professionisti o semiprofessionisti. Come è andato, insomma, questi 30 questi 38-40 giorni, insomma, quello che sono, senza campo? La difficoltà più grande sta nel cercare di mantenere costante anche il ritmo, il numero degli allenamenti, pur sapendo che più si va avanti, più secondo me sarà difficile riprendere. Per cui allenarsi non avendo comunque un obiettivo che è quello della ripresa o comunque che vede un attimino affievolirsi, non è sicuramente semplice. Personalmente cerco di, tra virgolette, di stressare, di cambiare un po' la routine, quindi magari di fare, che so, allenamento la mattina presto per cercare un pochettino di spezzare quella che se no diventa veramente una giornata monotona da questo punto, anche perché io veramente sono a casa da 38 giorni, esco solamente per fare la spesa, per cui come tutti quanti, bisogna cercare di mantenere alto un pochettino lo spirito, però la stiamo vivendo, secondo me, anche come gruppo, squadra, abbastanza serenamente, in attesa di decisioni, di comunicazioni che adesso poi è veramente notizie insomma, di oggi che ogni tanto sembra che la Lega voglia riprendere. Ogni tanto sembra che dia indicazioni negative, più si va avanti, più si fa difficoltà a programmare, sia per i giocatori che per le società, in questo caso di Serie D, perché non ci può essere alcun tipo di programmazione, di obiettivo neanche a medio termine. Per cui, Francesco, come la sto vivendo? La sto vivendo come 38 giorni fa, praticamente uguale. Uguale, Uguale, esatto. però stai Anche perché sentendo se esce a sempre. Sassari c'è la figlia di Colombino che è affacciata e controlla tutti e quindi poi ti rimanda a casa, se provi a Guarda, fare fa lo sceriffo. con Andrea, per questioni di Futur Lab, ci vediamo in call praticamente 2 o 3 volte al giorno. Ogni tanto spunta la figlia Ludovica, che è uno spettacolo. Infatti, io La darei a voi tutti e tre che siete molto simpatici, la darei a voi una facciata di Ludovica 24 ore. Io mi sono salvato. In Olanda, Perché in Olanda spedire la bambina è più complicato, probabilmente. No, ma Andrea in realtà si sta allenando, insomma, chi lo segue su Instagram, oltre alle varie identità, diciamo così, tra padre Maurizio dei Cappuccini, insomma, ce ne sono diversi dei di, di diverse personalità da parte di Andrea. No, in realtà volevo poi sottoporvi quello che, sempre per restare in argomento, quello che ha scritto il mister della Torres, mister Mariotti, su Instagram, appunto sulla situazione in cui dice c'è un pizzico di delusione, nel nostro campo vediamo dove l'io prevale sulla collettività, nel nostro campo lo vediamo dai comportamenti delle varie leghe. Ognuno pensa al proprio orticello. Ci sono alcuni passaggi, secondo me, interessanti, come per esempio, siamo andati nella ricostruzione, la categoria di serie D, ma anche di serie C, vive e sta, o meglio, sta vivendo e vivrà un momento di grande difficoltà. Siamo regolati da un contratto da dipendenti a tutti gli effetti, ma non tutelati dal punto di vista retributivo. Insomma, un po' Roberto, quello che diceva Tore Pinna quando è stato nostro ospite, insomma, nella puntata di qualche giorno fa, si parlava di pochi rimborsi ed effettivamente quello che colpisce per quanto riguarda la Serie D, al di là del populismo e della demagogia, è che effettivamente, insomma, i problemi della Lega di Serie A, nella Lega di Serie D, sembrano amplificati. È proprio dal fatto di non essere dei professionisti tutelati allo stesso modo. Beh, sì, questo l'abbiamo detto più volte, sicuramente è così, però paradossalmente per quello, poi un po' il discorso che facevamo anche ieri, si parla sempre di Serie A perché poi magari prende l'occhio, però secondo me bisognerebbe iniziare
a ragionare anche su come far riprendere la Serie D, la Serie C, perché banalmente forse è il campionato che ne avrebbe più bisogno proprio per il sostentamento delle famiglie che ci sono dietro e paradossalmente la Serie D. Poi vero è che per una società come la Serie D attenersi a quel protocollo di cui parlavamo prima è praticamente impossibile. E tra l'altro non so se Daniele allenarsi con una mascherina come sarebbe, visto che comunque il protocollo prevede allenamenti e spostamenti sempre con la mascherina. Ah, per me non sarebbe un problema perché già ho smesso di correre 5 anni fa. Quindi... tu direttamente con quella bombola d'ossigeno praticamente. Sì, no. Ah, no, è praticamente, a parte le battute, è praticamente è impossibile. Ma in generale tutto il protocollo che abbiamo visto, che è quello che è uscito ufficialmente, penso che anche società di Serie B faranno fatica ad attenersi. Quindi immaginiamoci in realtà come quella della Serie D. Poi io, se ho lo spazio, posso commentare un attimino quello che ha detto il mister Mariotti? Assolutamente sì. Che poi, vabbè, io ho avuto a Nuoro, quindi conosco molto bene. Il mister, insomma, è uno come il nostro mister Udassi, che non è che ha peli sulla lingua, e va a toccare sicuramente un tema che è più caldo di altri, perché la Serie D, come ha detto Roberto, è una categoria dove sei professionista a tutti gli effetti, se non appunto a livello di tutele e di riconoscimento, dove appunto non è come la Serie C e come i professionisti, però in ogni caso gli impegni sono uguali, perché noi abbiamo gli stessi impegni dei professionisti e la maggior parte dei ragazzi, tolti gli under, comunque sostengono famiglie, per cui a oggi il quadro che si delinea è quello di quello di avere nessun tipo di tutela per i rimborsi da praticamente marzo sino alla prossima stagione agonistica, per cui è chiaro che parliamo di situazioni dove anche a livello numerico parliamo di situazioni molto particolari e molto delicate. In questo momento non c'è alcun tipo di regolamentazione, non si hanno neanche gli strumenti per poter in questo caso andare a regolamentare tutta questa situazione. Si va semplicemente a fare una trattativa con la propria società per una mediazione. Poi questo sarà il tempo per, insomma, che farà risaltare le società da questo punto di vista un po' più virtuose da quelle che utilizzano meno il buon senso. Ecco, visto che hai usato la parola buonsenso, ti posso dire, Daniele, che comunque questo ragionamento tutto il mondo è paese, perché la stessa parola buonsenso l'aveva utilizzata il Cagliari fondamentalmente sulla questione tagli, e forse, come dici tu, a prescindere dalla categoria, il problema principale è che non c'è una linea guida, cioè, o meglio, si è lasciato alle società e ai giocatori questa sorta di trattativa e quindi è difficile per tutti avere, anche gestirla questa situazione. Penso appunto a una squadra di Serie A come il Cagliari, che ha dei bilanci, come è uscito anche sulla Gazzetta dello Sport in generale, ha dei bilanci sani. Cagliari che ha, attraverso le parole del presidente Giulini, ha annunciato il taglio di una mensilità dei giocatori, ma poi, come ha riportato la stessa Unione Sarda, non sono tutti i giocatori, anche loro stanno trattando, quelli in scadenza, alcuni di quelli in scadenza, secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, non avrebbero accettato questo taglio, perché giustamente, magari essendo in scadenza, non vogliono tagliarsi uno degli ultimi stipendi. Quindi io sono totalmente d'accordo con te, cioè, nel senso, ci sarebbe dovuto essere, a prescindere dalla Serie A alla Serie D, ma un passaggio di regolamentazione, nel senso, non puoi pensare che tutto venga lasciato in mano alla contrattazione, perché poi all'interno delle squadre è difficile, perché sono giocatori che magari potrebbero dirti ok, altri no, poi io vedo che tu non lo fai, allora neanche io lo voglio fare, quindi è molto difficile. Sì, assolutamente, è una situazione particolare che, ripeto, rischia comunque di fare più danni di quello del coronavirus. Io penso che sia giusto da questo punto di vista, anche per giocatori che militano in questa categoria, andare incontro appunto alle difficoltà che incontrano le società, che sono le prime che hanno difficoltà. Però diciamo che sono contro il discorso che tutte queste difficoltà poi debbano ricadere sugli attori in campo. Bisogna trovare
una via di mezzo, in questo momento chi dall'alto dirige questo momento di difficoltà ancora non ci ha dato delle linee guida, e quindi in questo momento è tutto in attesa, sia per quanto riguarda le società che non possono programmare, sia per quanto riguarda le famiglie e i giocatori che sono qui in attesa di capire, insomma, di capire poi che fine si farà. Ecco, io volevo chiedere a riguardo ad Andrea Colombino, che è uno dei, diciamo, dei dubbi, delle domande che chiaramente in questa fase di stasi, possiamo dire così, mi è venuta. E tu sei un esperto chiaramente di costruzione delle squadre, diciamo così, dal punto di vista proprio dello scouting, ma anche proprio della direzione sportiva, perché insomma sei stato direttore sportivo di Torres, Latte Dolce e via dicendo. In un mondo come quello del calcio dilettantistico, una situazione del genere, dove effettivamente non si riesce a capire quale sarà, forse neanche l'oggi, perché il domani, perché veramente non è chiaro, come si può pensare di costruire anche per esempio una squadra per l'anno prossimo? Io penso all'Eccellenza, per esempio, dove Castiada, Scarboni, Anuorese, insomma, hanno allestito squadre di un certo livello, sono arrivati a un certo punto in cui si stavano giocando il campionato e poi c'è stato il lockdown. Come ci si comporta con i calciatori che spesso hanno appunto contratti annuali, semestrali, trimestrali, insomma, come si può affrontare in prospettiva una situazione del genere? Allora, dal punto di vista economico, nell'immediato sicuramente, te l'ha detto Daniele, con la società, i calciatori la società con i calciatori cercano di mediare, di arrivare a un accordo, però Daniele parlava di società virtuose, ci sono società virtuose, ci sono società invece che devono continuamente reperire dei fondi, o magari aspettano uno sponsor, o magari aspettano un finanziamento per onorare gli impegni presi. Per quanto riguarda il futuro sarà difficile, perché per riprendere un campionato e una nuova stagione sicuramente dovranno riprendere tutte le attività economiche di contorno, perché alla fine, soprattutto nel calcio dilettantistico, le società si basano sull'aiuto di sponsor e credo che sia un processo a catena. Chiaramente per riprendere credo che dal punto di vista economico tutto debba essere un po' ridimensionato, e sarà così. Quindi, non so se saranno possibili gli investimenti passati, almeno all'inizio, poi piano piano le cose torneranno alla normalità, però all'inizio sarà difficile. Ecco, a proposito, visto che sarà difficile, no? E sarà molto importante andare magari un po' anche al risparmio per le squadre o puntare su alcuni giovani, c'è qualche fuoriquota che avete visto in questa Serie D che secondo voi potrebbe, approfittando di questa situazione, magari fare il salto tra i professionisti? Dei sardi, magari, o comunque dei giocatori che giocano nelle sarde? Certo, assolutamente sì. Anche perché a parte che ancora non si sa se l'anno prossimo ci sarà o no il blocco dei fuoriquota, cioè delle annate, nel senso che rimarranno le stesse annate di quest'anno. Però in linea di massima, se così sarà, anche in Serie C, i giovani dal 99 in poi potranno avere un contratto di addestramento tecnico che consente un usaggio fiscale contributivo per le società, e quindi sicuramente molti giovani potranno tentare il salto, ma dipenderà anche dalle società dilettantistiche, sempre sotto discorso. Ma qualche nome? Fondamentalmente qualche nome, qualche profilo? Qualche profilo sardo, intendi, chiaramente. Sì, o che gioca nelle sarde, sì. C'è Nino Pinna, c'è Francesco Bianco, Riccardo Pinna, Samuele Pinna,
per me tutti sono giocatori interessanti. Qua Piretti, Lai, ci sono i giocatori interessanti. A Sassari senza andare oltre, poi ce n'è altri, in Sardegna ce n'è tanti che possono ambire al salto nei professionisti. Bisogna vedere la volontà, ripeto, delle società che sono detentrici del cartellino di alcuni, quindi i ragazzi da soli non vanno da nessuna parte. Ecco, giro la stessa domanda magari a Daniele, che con alcuni di questi ci gioca anche in squadra o li ha visti da vicino come avversari. Secondo te un Nino Pinna sarebbe pronto per un salto, che ne so, tra i professionisti all'Olbia? Ma allora, nello specifico, dato che mi hai parlato più di Nino, Nino è la qualità di Nino, che è quella che secondo me lo differenzia molto da tutti quelli che sono i suoi coetanei e anche insomma i fuori quota in generale, e che ha una grandissima predisposizione al lavoro, quindi è un ragazzo che è già molto quadrato, ha una mentalità già molto forte per la sua età. Poi io gli auguro chiaramente di poter fare una carriera brillante, se poi insomma possa o meno fare questo percorso con l'Olbia, questo non te lo so dire, Roberto, perché comunque, ripeto, di sicuro ti posso dire che comunque è un ragazzo che ha dimostrato di avere la testa per poter ambire a fare il calciatore professionista. Questo è, non è una cosa così scontata, dato che parliamo comunque di un 2001. È la cosa che più mi ha colpito di Nino, proprio, sì, questo per, è vero, io... mi hai indicato questo nome. Certo, no, io avevo fatto un'intervista con lui e mi aveva sorpreso, perché nonostante l'età sembra un ottantenne a livello di testa, non però scherzando. No, tra l'altro ci scrive Alessandro Cozzolo e saluta Andrea e dice: ti vedo in formissima, in splendida forma, colombino. Io mi sto allenando da 43 giorni, Sandro, 43 giorni. Forse qualcuno dei tuoi ragazzi ha saltato un giorno di allenamento, io no. Caro. Non lì niente, bro. No, ma... visto che abbiamo parlato un po' anche di giocatori che giocano a Sassari, oggi stanno facendo parlare un po' le parole di Lukaku, che ha detto che a gennaio, quando l'Inter ha incontrato il Cagliari, praticamente su 25 giocatori convocati per quella gara, 23 avevano la febbre o comunque non stavano bene. E vi ricorderete infatti anche che Skriniar lasciò il campo praticamente subito per mancanza di respirazione e tutto quanto. E lo stesso De Martis, ricordo nella diretta che ha fatto con Torre Pinna, diceva che lui quest'anno ha avuto, nel periodo di gennaio-febbraio, a cavallo tra gennaio e febbraio, un febbrone incredibile. Secondo voi è possibile che nel calcio stesso, oltre che ovviamente magari nelle regioni del nord, come può essere quella di Milano con l'Inter, siano già presenti alcuni casi che poi però magari non sono sfociati in un focolaio? Sì, nel senso, questa cosa, come ho detto prima, non mi riguarda, perché io ho smesso di correre già da un sacco di tempo, quindi ho sempre comunque il coronavirus da anni. No, a parte gli scherzi. Ma non lo so, devo essere sincero, intanto si faceva qualche battuta dello spogliatoio di qualche ragazzo che aveva insomma un febbrone pazzesco. Appena uscito questo l'abbiamo associato, sempre però sul piano della risata. Non so dire sinceramente, la cosa che mi lascia perplesso è che comunque ha una grandissima percentuale di contagio, per cui probabilmente se fosse stata una cosa del genere avremmo avuto un'escalation già da prima, quindi questo magari potrebbe essere un sintomo insomma che magari non parliamo della stessa situazione. Sì, anche perché comunque sia la stesso Cagliari, dopo che ha trovato l'Inter, ha più o meno avuto solo il caso di Oliva con una febbre, che poi ha saltato la partita col Genoa, che era due partite dopo i nerazzurri, quindi proprio però in perfetto diciamo tempo con i 14 giorni, però sicuramente ci sarebbero stati anche poi altri contagi dentro la rosa, esatto, all'epoca di Maran. Francesco? Esatto. Sì, no, so che il nostro Matteo Zizzola, il nostro esperto di mercato, soprattutto sudamericano, ma non solo, voleva sfruttare... El Raton, no? Come? El Raton Zizzola. El Raton Zizzola, esatto. No, tra l'altro mi ha scritto mio cugino Zizzola, che è la classica cosa, no, mi ha scritto mio cugino, dicendomi che sembri Totti agli europei del 2000 con quella fascettina di ieri. Totti, vabbè, comunque Totti ovviamente tra 40 anni, esatto. No. Matteo aveva una domanda di mercato, però.
Sì, volevo chiedere a entrambi, perché bisogna fare distinzioni, chiedo a entrambi. Volevo chiedere a entrambi cosa ne pensano di Ricci dell'Empoli, se, visto che anche ieri Roberto ne parlava con un prospetto a cui il Cagliari è molto interessato, e se con Futurlab c'è qualche prospetto interessante, giovani che possono emergere anche a livello di Cagliari, in Serie A in generale. Vado io, Andre? Sì, Anche se vai tu sei tu. responsabile. No, no, vai tu. Giocatori a Futurlab ne abbiamo processato 10.000, quindi sì. Qualcuno, giusto qualcuno. No, Ciao. vabbè, nel caso specifico di Ricci, parliamo di un giocatore che insomma, è cresciuto in un settore giovanile ed ha, insomma, storicamente è importante come quello dell'Empoli. Ha fatto vedere quest'anno, ha sicuramente delle potenzialità per ambire a una società come il Cagliari, forse anche qualcosina in più, però si parla sempre di potenzialità che poi devono essere confermate anno dopo anno. Poi per quanto riguarda il discorso invece di eventuali profili, ma si parla sempre italiani oppure anche qualcosina. Qualcosina di insomma all'estero, parlavo di sudamericano prima. Anche estero va benissimo. Ieri avevamo il collega Daniel Reyes, messicano, ci ha fatto alcuni nomi esteri, quindi ci sta bene anche all'estero, dai. Ah, e allora, sicuramente il mercato sudamericano, noi proprio in questi giorni stiamo setacciando per alcune situazioni di lavoro il mercato un pochettino dei ragazzi più giovani. Quindi abbiamo fatto il sudamericano under 15, dove ci sono dei profili che poi escono e vanno direttamente in Europa, o il torneo brasiliano São Paulo Youth Cup, che è per gli under 20, dove tutti i profili migliori dei brasiliani passano da quel torneo. Io sono più uno sponsor per i ragazzi italiani, mettiamola così. In Serie C ci sono già diversi profili, anche 2002, che potenzialmente potrebbero essere di ragazzi molto interessanti, come Barbieri, che è un esterno difensivo, che è l'unico giocatore di Serie C che ha fatto il Mondiale Under 17 con l'Italia, ad esempio. A me piace più vedere questi profili, perché poi sono un appassionato stile football manager, quindi vado a prendere per forza i ragazzi giovani. Però da questo punto di vista si potrebbe parlare all'infinito. Nel caso specifico di Ricci è sicuramente uno dei profili migliori della Serie B per quanto riguarda le potenzialità. A oggi si attesta su una fascia media in Serie B, ma ricordiamo sempre che è un 2001, per cui è un giocatore che tra parentesi su cui hanno poggiato gli occhi di diverse squadre, per cui insomma è un profilo sicuramente attenzionato da molti club. Poi se vuoi qualcosa in particolare, Matteo, me lo potevi dire, mi potevo preparare, porca miseria. Guarda, appena vinto la Coppa Italia col Sassuolo Football Manager, Ah, ok. Reali Regen, quindi diventa difficile. Vabbè, no, grazie, abbastanza. No, tra l'altro ci è arrivata una domanda che magari possiamo fare entrambi di Alessandro Frongia, che ci chiede un po' quali sono le figure che lavorano dentro Futurlab e in generale un po' noi più volte magari abbiamo fatto degli articoli anche insieme, però descrivere brevemente quello di cui vi occupate. Allora, mi permetto di andare, dipende la parola sempre io, Andrea, poi non parlo più, promesso. Oh, logorroico, Andre. Andrea, per esempio, Andrea che qua nel caso specifico cura tutta la parte scouting, quindi noi produciamo e elaboriamo dati di paesi da tutto il mondo per, diciamo, fare un lavoro di scrematura dei profili migliori, quindi ottimizziamo un po' il lavoro dei nostri clienti. Andrea, in questo caso specifico, è il referente per quanto riguarda l'area scouting. Poi abbiamo altre figure come Pier Vincenzo Mureddu che cura tutta la parte legata all'aggiornamento e alla produzione, ma all'interno da noi ci sono più di 20 ragazzi che abbinano questa passione che è legata al calcio e all'analisi calcistica, poi legata invece alla tecnologia, che in questo caso mette a disposizione un'azienda come Abinsula, che non penso abbia poi bisogno di presentazioni.
Quindi abbiniamo tecnologia e passione calcistica. Ci ritroviamo praticamente nella sede che è in Viale Umberto a Sassari. Per noi diciamo che il nostro obiettivo è quello di creare una macchina che poi possa permetterci di essere indipendente da tutte le dinamiche, insomma, legate al calcio. Lavorare di questo è, ci siamo quasi, nonostante siamo un'azienda molto giovane, ma ci siamo quasi. Se vi serve qualcuno in Olanda, ragazzi, c'è Matteo Zizzo là, io ve lo segnalo. Almeno ce ne liberiamo, cavolo. No, Non avete invece. bisogno. Come, Matteo? Che se hanno bisogno di uno in Olanda sono disponibile, se Vero, non serve. avevo dubbi. Non avevo dubbi. No, invece, io volevo chiedere ad Andrea, sempre restando nel discorso di talenti sardi, Cagliari. Insomma, un giudizio su Michele Masala, 2004 del Cagliari, nazionale under 16, un potenziale crack ed è di Sorso, tra l'altro, quindi. Sì, è di Sorso. Io la prima volta che ho visto questo ragazzino, stavamo facendo una lezione con Northway in Ad Alghero e Michele Fini e Maltasara portarono la questo ragazzino arrivava dalla cantera e già si vedeva, era un bambino, 7-8 anni, e si vedeva già che aveva qualche cosa. E l'ho visto nel passaggio che ha fatto nel Cagliari Calcio Alghero. Giocava da sottoleva, quindi, cioè è un giocatore che ha forza, non, è un rettilineo, non credo che svilupperà ancora, però è fortissimo. Tutto sta ad avere coraggio a farlo giocare. Il problema è sempre lo stesso. Ha detto bene Daniele, noi preferiamo i ragazzi italiani, ma la differenza che abbiamo visto anche guardando i campionati sudamericani, e vi posso garantire che io negli ultimi 20 giorni non ho fatto altro che guardare i campionati sudamericani. Ci sono ragazzi del 2004 che giocano titolari, ci sono ragazzi del 2003 che giocano titolari. Poi è chiaro che quando arrivano ad avere 19-20 anni costano 8 milioni di euro perché hanno già 70 presenze. Invece noi li mandiamo in Serie C. Poi magari in Serie C vanno in una società che si deve salvare e nella società che si deve salvare non rischiano il giovane, hanno bisogno di garanzie, vogliono l'esperto ed ecco qua che il ragazzo viene messo secondo piano. Cioè i giovani vanno valorizzati e bisogna avere coraggio e le società di media classifica devono fare società di media classifica e cercare di valorizzare l'esistente. Perché ad esempio... Io Roberto Bianco non l'avrei mai dato, dov'è? Capito? Quindi i giocatori forti ci sono. Il problema è che bisogna farli giocare. Quindi Michele Masa è forte, però Michele Masa va fatto giocare, va fatto aggregare alla rosa e poi va fatto giocare, va fatto fare il minutaggio al ragazzo, non mandato spedito a fare le ossa, non esistono più queste cose. Bisogna rischiare. Sono Roberto. d'accordissimo su questa cosa. Tra l'altro volevo chiedere a Daniele che parlava prima dei numeri, sempre di un giovane che era Ricci, ma Ricci è più un play basso o una mezzala di rottura, un mediano di rottura? Per numeri, poi in campo è ancora giovane, potrebbe cambiare. Allora, ai numeri lui sicuramente per quanto riguarda la media della Serie B ha un'attitudine difensiva molto spiccata, sia per quanto riguarda i duelli, che per quanto riguarda la lettura dei passaggi avversari. Dovrei andare a vedere qualcosina per quanto riguarda la fase di playmaking, quindi appunto per capire se ha un'attitudine anche che lega l'azione, lega la manovra. In questo momento però ho davanti solamente quelli che sono i duelli difensivi. Guarda, se aspetti un secondino te lo dico subito, No, quindi. perché sarebbe ca curioso capire se magari per il futuro, visto che comunque Cigarini è anche in scadenza, il Cagliari eventualmente con Ricci, poi rimangono tutti i discorsi ipotetici, prende un giocatore che potrebbe essere un Vici Oliva oppure prende un giocatore che magari è già pronto a fare anche un po' di playmaking che non avrebbe, perché comunque sia andando via magari Cigarini, che poi non si sa, potrebbe anche essere confermato, sarebbe una figura che mancherebbe nella rosa. No, comunque approfondendo ha anche sicuramente un'ottima attitudine per quello che è sempre legata alla
al valore medio della Serie B per quanto riguarda anche la fase di playmaking. Fa un po' più di fatica nelle verticalizzazioni. Sicuramente ha dei margini anche per quanto riguarda la fase offensiva, poi come tipologia di centrocampista, quello è chiaramente legato molto al contesto in cui lui gioca, però è comunque cioè, i numeri per quanto, insomma, in relazione all'età sono numeri sicuramente importanti. C'è uno di quei giocatori che per quanto riguarda anche all'interno del nostro lavoro sicuramente seguiamo con grande attenzione, anche perché poi c'è passione, poi alla fine, al di là del lavoro in sé, c'è passione anche nel vedere l'evoluzione di questi ragazzi. Assolutamente, no, ma visto che abbiamo parlato di Masala in generale un po' di primavera, c'è cioè una domandina che mi piacerebbe farvi a entrambi, se c'è e anche un po' di coraggio, vediamo un po' il Cagliari se poi riuscirà ad attuarlo anche in questa ripresa con un calendario molto fitto, c'è un primavera, visto come è andata la primavera quest'anno, che a voi piace particolarmente, su cui ipoteticamente se fosse un allenatore puntereste? Parliamo del Cagliari? Sì, del Cagliari, esatto. Vai Andrea, vado io o vai tu? Perché sennò sembra. Vado No, vai tu, vai tu. io, vado io. Ti Allora, dà carta bianca. io mi ti sta sbilancio. mettendo in Carta mostra in qualche modo, dai, cioè, bianchi, ti sta carta carta bianca. bianchi, esatto. E che sto togliendo spazio perché poi in realtà è lui che se ne occupa. Però io personalmente, anche legato un pochettino a quella che è l'elaborazione dei nostri dati. Sono un attimino sopra la media, è brutto fare nomi, però in questo caso andiamo spediti. Carboni, il difensore, e Ladinetti. Ok, quindi due nomi un po' insoliti che però anche a livello di numeri dimostrano di essere forse i più pronti. Carboni, sì, Carboni risulta essere uno dei primi 10 per quanto riguarda tutta la Primavera 1, in questo caso. Colombino, c'è qualcuno che ti piace? Sono questi? No, mi piacciono anche questi, mi piace anche Gagliano. A me piace Gagliano, però ripeto sempre il solito discorso: se bisogna aspettare che si rompa qualcuno per far giocare i giovani, i giovani avranno sempre difficoltà a emergere. Non è che ci devono essere sempre delle congetture astrali favorevoli, bisogna creare lo spazio per i giovani, perché se no noi stiamo qua a parare i giovani che poi diventano anziani. E che si perdono, bisogna avere coraggio. Ah, tipo Bianchi. È un attimo poi trovare Gagliano come Daniele Bianchi in mezzo al centrocampo con la bombola d'ossigeno, se non lo fai giocare. Penso che da una battuta ormai mi faranno il meme lì con la bombola d'ossigeno. Del Te segno, ti la ringrazio. sei cercata. In un attimo puoi esordire in Serie A e 5 anni dopo ti ritrovi nel limbo. Funziona così. Assolutamente. Questo Servono l'abbiamo visto. possibilità, servono delle possibilità. Poi è chiaro che al netto del talento, partiamo sempre parlando di ragazzi che sanno giocare a calcio e che tra i coetanei emergono, poi però è un passaggio fondamentale e di quello se ne devono occupare altri. Probabilmente, se posso aggiungere una piccola cosa, se faccio un confronto anche con quelle che sono i paesi europei anche vicino a noi. Spesso i giovani magari appunto vanno in prestito, vanno magari in contesti dove il risultato comunque la fa da padrone, giustamente, quindi non si dà il tempo e lo spazio anche di poter sbagliare da questo punto di vista. Ci sono squadre come insomma Polonia, Austria, dove ci sono magari le seconde squadre, cosiddette seconde squadre, piene di ragazzi che possono continuare il loro processo di crescita. Anche nelle seconde squadre, per cui il risultato non è obbligatorio, sono sotto la supervisione tecnica del club principale e quindi hanno probabilmente 2 o 3 anni in più per poter dimostrare poi di poter giocare ad alto livello. Questo passaggio sicuramente da noi non c'è, quindi è più un processo di selezione veramente quasi da sopravvivenza. Io so che Assolutamente. Matteo Zizola Francesco? aveva qualcosa da dire sui tagli, se non sbaglio, sulla questione tagli. Se, tornando al discorso dei tagli, vabbè, il discorso è che il Cagliari ha annunciato attraverso Giulini il taglio di una mensilità, però onestamente, come già stato detto da Roberto prima, mi sembra abbastanza strano che alcuni giocatori abbiano accettato. Prendo l'esempio, per esempio, di un caso che ho seguito in abbondanza durante i mesi scorsi, che è quello di Nandez.
Nández a gennaio ha avuto una querelle, insomma, durante tutti i mesi autunnali, invernali, una querelle riguardante lo stipendio. A gennaio si accordano, facciano saltare la cessione al West Ham. Insomma, c'è stato un accordo con la società e poi oggi Nandez rinuncia a mensilità per via del coronavirus. A me sembra che ci sia più un rapporto di forza delle società verso i giocatori, anche dal punto di vista mediatico, cercando di far passare che ci siano dei tagli che effettivamente poi non ci sono di fatto. Che adesso i giocatori si ritrovano un po' con le spalle al muro, anche per un discorso abbastanza mediatico, populistico, in cui il giocatore viene visto come quello che prende i soldi, ricco rispetto alla totalità delle persone che hanno difficoltà. Quindi volevo sapere anche da loro, da questo punto di vista, cosa ne pensano, cosa pensano di questo discorso, anche dei tagli in generale. Alla fine il calcio di Serie A è anche quello che supporta, attraverso il discorso economico, anche il calcio dilettantistico e non solo il calcio, supporta anche tantissimi altri sport. Andrea. No, Daniele, perché qua stiamo toccando le tasche. Io come la penso, sinceramente, il fatto che i giocatori siano super pagati, dipende sempre appunto da cosa decide la società. I giocatori super pagati, i giocatori hanno attraversato una selezione naturale molto lunga, quindi meritano quello che guadagnano per l'impegno. Io la penso così, cioè nel senso che comunque non è semplice essere un giocatore di Serie A e arrivare a certi livelli, hanno anche delle pressioni che altri non hanno. Però molto, molto spesso in maniera spicciola si giudicano queste cose qua, cioè anche gli attori di Hollywood sono strapagati, quindi non capisco questa cosa di rinunciare allo stipendio. Se è un problema, se esiste un problema economico, bene, se invece è solamente per fare pubblicità, per farsi pubblicità, non lo so, non ho idea. Sarebbe più elegante da parte dei giocatori che possono fare della beneficenza, cercare di essere utili, fare delle donazioni quando è possibile. Lo fanno persone normali, lo possono sicuramente fare anche loro, senza che vengano obbligati a rinunciare a qualche cosa. Allora, sì, legato invece al discorso in questo caso del Cagliari, è chiaro che secondo me la proposta è una proposta collettiva, quindi non è una proposta individuale. Quindi è chiaro che tutti i giocatori poi, una volta raggiunto un accordo, si va democraticamente, sto chiaramente dicendo cose di cui non ho informazioni, però solamente facendo delle supposizioni in questo senso. Sicuramente si adeguano a quelle che sono poi le indicazioni, gli accordi tra i giocatori e la società. A me è piaciuta molto l'iniziativa dei giocatori inglesi, Players Together, che raccoglie comunque fondi tra i calciatori per appunto associazioni benefiche legate al sistema sanitario. Quella è una bellissima iniziativa. Però magari non è percorribile qui per tanti motivi, però io parlo come predisposizione, è stata sicuramente una bella iniziativa. Poi, come detto prima, le difficoltà è giusto che debbano essere ripartite tra le varie componenti del calcio, non solamente una in questo caso, quindi non solamente calciatori e persone che lavorano in campo, ma è giusto che comunque i calciatori vadano incontro a quello che è il problema, magari anche della società. È sicuramente è giusto da questo punto di vista, basta che sia chiaramente una situazione equilibrata. Ecco, visto che state parlando di argomenti seri, volevo dire a Matteo Zizzola che c'è un'ultima ora. In Olanda è stato deciso lo stop al calcio fino al 1º settembre. L'hanno fatto non per il coronavirus, ma per evitare di vederti giocare il sabato pomeriggio. Ho detto basta, perché eri uno spettacolo immane, Con la inguardabile. fascetta, probabilmente. Esatto, con quella fascetta da il Finalmente ratone. una battuta, stava diventando una puntata troppo seria. Troppo seria. Questo Esatto, Pinna, guarda, troppo troppo seria. serio, veramente. Lo No, so, sembrava invece. Rai 3, Rai 4, lo fanno carta bianca, invece era carta bianchi.
Rai nuovo 3. programma, il nuovo format di Daniele. Io cambierei anche il nome sul citofono, Daniele, a questo punto, visto il suggerimento del direttore Colombino, giustamente. Allora, prima di chiudere, Roby, tu preparati i mega consigli di sport senza sport, che vai, saranno molto anglofoni, se non ricordo male. E sì, prima ne chiedo... ho anche una nuova che non hai tu in grafica, ma te la sparo lo stesso. Non vai, troppo bello. E nel frattempo chiedo invece ad Andrea come sarebbe Nandez al fianco di Bianchi. Bene, perché tanto Nandez corre parecchio. Esatto. È un aggressivo. quindi è giocatore adatto perché corre anche per Daniele. Comunque la quotazione di Daniele Bianchi su ogni mercato è passata tipo da un po' di 1000 euro a zero. No, a parte che è lui che ha iniziato a svalutarsi perché ha detto per tre volte che è anni che non corre. Esatto. Poi ci sono i problemi economici, il fatto di ripartire, abbiamo già deciso il compenso di Daniele Bianchi per la stagione 2020-21. Oi. Comunque, legato ai dati, così cerco di far salire un po' la mia valutazione. Ecco. Non posso non correre, i dati indicano che ancora una decina di chilometri li faccio a partita, dai. Però anche perché se no mister Udassi ho vita molto breve, al di là di, non c'è più quel calcio dove con un po' di piede si andava avanti, adesso si corre o non si corre. Spero con questo di aver aumentato recuperato, sì, un minimo sì, dai. Assolutamente. Assolutamente, qualche gettone l'hai recuperato, dai. Roby, questi mega consigli con la birretta mega in mano. Consiglione. Allora, il primo non è neanche un mio consiglio, ma è uno spunto dell'amico Andrea Ferrari, che oggi non c'è, ma ci sarà domani, e in suo onore lui ci consiglia The English Game, che è una serie su Netflix che racconta l'inizio del calcio inglese, che lui ha molto apprezzato e quindi vi consiglia. Sto guardando. Come? Lo sto guardando. Ti sta piacendo? Sì, mi sta piacendo. Ieri c'è stata un'interruzione, ho cambiato spot perché c'era la serie su della Dance su Giorgio. Esatto, infatti volevo parlare di polisportivi, bisogna essere, non bisogna fissarsi con questa cosa. Questa gente, visto che hai parlato di calcio. Visto che hai parlato di The Last Dance, e anche questo è un consiglio che volevo dare, visto che stiamo parlando di Netflix, è uscito il documentario su Michael Jordan, che sicuramente chi è appassionato di sport, a prescindere dall'NBA, guarderà come il nostro Colombino, perché sicuramente merita. L'altro consiglio, invece, rimanendo in tema di Premier League, è su Zola, un video YouTube diviso in due parti, li potete trovare entrambi, è più o meno una mezz'oretta, e sono tutti i gol di Zola con il Chelsea, si chiama Zola Goals for Chelsea. È una bella mezz'oretta perché molti di quei gol sono carini da vedere e rivedere. E poi l'ultimo consiglio, per chi ha Sky se lo può riguardare, è un Buffa racconta, Buffa racconta George Best, secondo me è uno dei migliori Buffa racconta di, appunto, legati a questa serie, perché per Federico Buffa Best è forse il suo idolo calcistico, e lo ha raccontato in un modo molto fino, come il suo solito. Tra l'altro da casa non hanno visto Andrea Colombino che faceva sì 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 a ogni consiglio. Sì, ma infatti, quindi vuol dire che... puoi consigliargli qualcosa che non ho visto, perché non mi hai aiutato per niente prima. No, ma infatti da domani sarà una rubrica che ti subappalto, guarda. I consigli di Andrea Colombino, perché... giustamente. Io da buon influencer. Anch'io voglio più correre, non ho più voglia di dare notizie. Basta con questa cosa. va bene, siamo in chiusura. E anche stasera io ringrazio davvero per la disponibilità Daniele Bianchi e Andrea Colombino, soprattutto per essersi prestati alle nostre battute salaci, come si diceva un tempo, quindi grazie ragazzi. Sì, è meglio, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi raga. E niente, noi appunto diamo l'appuntamento alla prossima puntata, chiaramente questi giorni insomma, si sta un po' decidendo quello che è il futuro della Serie A, vedremo, insomma, noi continuiamo a provare a informarvi, oltre che con le nostre dirette di Linea 131, anche come sempre su www.131.com. Buona serata, alla prossima.